una duplice valenza quella di oggi, perché è un po' una ripartenza, anzitutto perché finalmente gli interventi di chirurgia oncologica di senologia sono tornati finalmente nell'ospedale di Sanremo, dove sono nati e dove esiste la Breast Unit, e soprattutto perché è un'iniziativa che già era decollata, almeno era stata concordata nel 2019, ma soprattutto dal resto, come tante cose, per il periodo pandemico. Stiamo ripartendo pieni di fiducia, per, guardando in avanti, anche perché parliamo di una malattia che oggi colpisce una donna ogni 8, parliamo sulla nostra provincia di 220 nuovi casi all'anno, in Italia 54.000 nuovi casi, e sappiamo che grazie alle breast, grazie alle diagnosi precoci, le possiamo curare queste malattie, le possiamo guarire. Ecco, Sanremo ricama insieme con la LID, hanno guardato all'ASL, hanno guardato alla breast, ci hanno chiesto cosa mancava, tante cose ahimè, spesso anche il numero dei medici, perché sapete che oggi siamo in difficoltà con i nostri collaboratori specializzati, però hanno fatto una cosa che ha un significato molto particolare, sia psicologico che di gestione fisica della donna, cioè quel fastidioso drenaggio che vediamo in tanti interventi, in cui spesso esce sangue e con cui le donne magari per proteggerlo mettevano un sacchetto di nylon della spesa, adesso verrà coperto da un sacchetto apposito, cucito uno per uno da Sanremo Richiama, e quindi queste potranno muoversi, uscire anche dall'ospedale, perché verranno rimesse anche precocemente eventualmente col drenaggio, senza dover mostrare, sembrerà una normale borsetta da tracolla, senza dover mostrare anche quell'aspetto di quel momento privato, che privato molte donne vogliono che rimanga, cioè quello della diagnosi e della cura chirurgica del tumore al seno. Vuol dire che ho trovato un centro breast di eccellenza sul quale stiamo lavorando con il dottor Battaglia per riuscire a migliorare non solo la parte, diciamo, terapeutica, ma anche la parte diagnostica. Vedremo poi in settembre se riusciamo ad arrivare alla posizione di una nuova apparecchiatura radiologica che ci metta ancora più all'avanguardia, in modo tale da poter servire al meglio le pazienti che ahimè hanno necessità di doversi. Approfittiamo della sua presenza per parlare anche del momento Covid. Sì. Una campagna vaccinale che sta andando molto bene in provincia di Impera, anche la settimana scorsa lo si è dimostrato, altri 3 appuntamenti in settimana. Diciamo che la campagna di vaccinazione procede bene in provincia, devo dire, probabilmente il periodo critico di inizio anno con zona rossa in più situazioni sulle varie città ha messo sicuramente un po' di attenzione al tema. Abbiamo ancora però parecchie fasce d'età che dobbiamo raggiungere, sono ritornati oggi i ricoveri in ospedale, attualmente siamo attestati a 3, devo dire non tanto con grande sintomatologia Covid, ma con patologie correlate però positive. Questo a dire che il virus circola, e circola, come sapete bene, più di prima, nel senso che prima una persona veniva data come 3, con 3 infetti possibili contagiati, oggi è 1 a 7, quindi più del doppio, quindi vuol dire che questo, con le varie aperture per fortuna che ci sono, però aumenta, no? E quindi il nostro grosso lavoro, soprattutto in pronto soccorso, è quello di riuscire a screenare subito il positivo dal negativo, il quale spesso non è un problema di Covid, ma un problema di patologie correlate, perché queste continuano ovviamente a esserci. Si segnala già la variante Delta qua in provincia di Imperia? Sì, sì, questa è una di quelle che circola ormai quotidianamente, poi arriveranno anche, credo, altre varianti, perché fin tanto che non si riesce a mettere in protezione non solo la nostra provincia, non solo la Liguria, ma il paese intero e altre, diciamo, mondi, no? Tutto il sud del mondo, tanto per dire, sentivo tutta la polemica sull'efficacia dei vaccini cinesi che hanno, diciamo, avuto un grande uso per esempio in Africa o in Indonesia, che in qualche modo cominciano ad avere qualche criticità. Sicuramente le vaccinazioni che il mondo occidentale ha utilizzato ci permettono di essere relativamente tranquilli. Giocando un po' d'anticipo, siamo in pieno caldo, in questo momento siamo sotto il sole cocente, però qualche contagio nuovo c'è. C'è un po' di timore per l'autunno prossimo? Stiamo a vedere come va, sicuramente. Rispetto all'altro anno, nonostante il vaccino, noi qualche caso abbiamo oggi. E quindi con nuovamente la chiusura, ambienti più confinati, è chiaramente più facile. Confido molto su
su questo tema del Green Pass, perché questo sicuramente è un patentino che ti permette di essere più tranquillo e sicuramente anche per chi accede in certi locali può essere, diciamo, più tranquillo.